Ciao, sono Andrea e sono il tuo biologo di fiducia. Oggi volevo parlarti di come avviare una cultura di Haemaococcus pluvialis, ma prima di parlarti di come farlo, volevo parlarti di che cos'è l'Haemaococcus e perché secondo me è importante avere delle colture di fitoplancton dolce per chi comunque vuole allevare parecchi pesci. Beh, come già capito, ovviamente l'Haemaococcus è una microalga dolce, quindi un fitoplancton. È un'alga unicellulare appartenente alla famiglia delle cloroficeae. Quest'alga possiamo dividerla in due fasi, anche se in realtà microscopicamente sarebbero quattro che si possono osservare, quindi la fase verde e la fase rossa. Della fase rossa ve ne avevo già parlato nel video in cui parlavo di spirulina e astaxantina, ma non vi preoccupate, ne parliamo anche adesso. La fase verde, che è quella che noi utilizzeremo quando la coltiviamo, è la fase in cui l'alga è biflagellata e quindi è motile, quindi inizia a riprodursi molto velocemente. Nella fase rossa, invece, è la fase in cui, a causa di diversi fattori stressogeni, l'alga, al posto di produrre clorofilla, ovviamente produce astaxantina e quindi tutti i vari pigmenti carotenoidei. A che cosa serve comunque utilizzare queste alghe? Ebbene, possono essere utilizzate per diversi scopi, ovviamente. Il primo è quello di semplice nutrimento diretto per i pesci. Molti pesci riescono comunque a filtrare tramite gli archi branchiali le alghe, anche le microalghe, e utilizzarle come alimento anche indiretto. Utili ovviamente per tutte quelle specie di pesci molto molto piccoli che non riusciamo a nutrire già con Aopide artemia e quindi dobbiamo utilizzare degli infusori. Ecco, utilizzare delle colture di acqua verde, quindi accrescere questi avanotti in acqua completamente carica di queste alghe, ci garantirà un ottimo successo, anche perché queste alghe ovviamente sono ricche sia di grassi e quindi utili per tutti quegli oli essenziali, ovviamente utili per la crescita e lo sviluppo dei pesci, ma se riuscissimo in condizioni artificiali a indurre dei fattori stressogeni, solitamente si fa andando a ridurre alcuni macronutrienti fondamentali per l'alga, e quindi piano piano iniziano a virare e passano le colture verso il rosso, oppure andando a aumentare le temperature. Ecco, allora noi potremmo utilizzare quelle alghe rosse che sono cariche appunto di astaxantina, che come sappiamo è un ottimo antiossidante, promuove ovviamente anche tutte le difese immunitarie naturali del pesce, e quindi capiamo bene quanto importante possono essere a livello nutrizionale l'utilizzo di queste alghe. Non solo, in realtà, per i pesci un po' più grandicelli, se abbiamo timore che non riusciamo a somministrare correttamente queste alghe a loro, possiamo utilizzarle come alimento per delle dafni o moine, quello che volete, in modo tale che loro, essendo organismi filtratori, inglobino all'interno tutte queste microalghe, e poi noi, andando a somministrare le dafnie ai pesci, andiamo indirettamente ad alimentarli con le microalghe. Quindi riusciamo a fare due cose contemporaneamente: avere delle colture esplosive di dafnie e andiamo anche ad alimentare i nostri pesci in modo corretto e naturale. Ti ricordo che se vuoi acquistare ovviamente degli starter di queste colture, li puoi trovare nel mio store, che è Emerald Aquatics, lo trovi qui sotto. E adesso andiamo e ti faccio vedere come si fa una coltura. È molto semplice ed economica. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Io qui ho già preparato delle bottiglie col fertilizzante già messo, e il fertilizzante va fatto 20-20-20, quindi NPK 20-20-20. Poi qui ho il mio starter, appunto, mi è arrivato. È stato in viaggio per più di una settimana, quindi vediamo se partirà oppure no. È fondamentale lavorare in quanto più sterile possibile. Io non possiedo una autoclave, quindi cosa ho fatto? Ho fatto bollire le bottiglie, l'acqua è acqua che proviene è sterile, è acqua purissima sterile. E per tenere le bottiglie in sterilità ho messo dentro un po' di acido cloridrico, le entrambe, poi le ho sciacquate prima di metterci l'acqua sterile, le ho sciacquate con acqua sterile e poi ho messo l'acqua sterile ovviamente, inserita la soluzione di fertilizzante.
Ora avviamo il tutto e vediamo. Ecco qua come ho fatto. Allora ho l'aeratore, entra l'aria nel tubicino rigido, ho messo della perla per evitare che contaminazioni possano entrare, ma l'aria ovviamente spinta possa uscire, e niente, c'è il rigiro dell'aria fondamentale ovviamente per far crescere le alghe. Ho provato con la luce che c'è già sopra qui nella batteria, e eventualmente vediamo, è un esperimento, vediamo un po' come va. Ecco, appunto, come hai visto è molto facile mantenerlo. Io in questo video ti ho fatto vedere semplicemente come avviarla, come mantenere la coltura. Non ho parlato di come farla diventare rossa, perché al momento a me non serve, perché mi piace tenere colture sempre vive, ovviamente, e perché ne ho bisogno, ne utilizzo molta. Se vuoi farla diventare rossa, come ti dicevo, togli i macronutrienti, inizia a somministrare solo micronutrienti e non avrai problemi. Un'altra cosa che potresti fare, appunto, è alzare le temperature di allevamento dell'alga gradualmente, però altrimenti rischi di perdere tutta la coltura. Se vuoi provare a fare diventare una coltura verde a rossa, ti consiglio di non farlo con la tua unica coltura, ma suddividi le colture, quindi cerca di avere molte colture, e da lì fai partire i tuoi tentativi.